a San Sebastiano al Vesuvio con Sabrina e Fiumei, che sta per presentare il suo ultimo libro dal titolo Padre Nostro, edito Feltrinelli. Un titolo particolare, infatti poco fa abbiamo parlato fuori onda un po' di questo titolo perché Sabrina era curiosa, perché le avevo confidato che il titolo mi aveva fatto pensare a qualcosa di completamente, non completamente, proprio completamente diverso, però sicuramente con uno sviluppo differente. Ti chiedo, illustraci tu la storia e poi ti faccio qualche domanda. Allora, quello di cui parlavamo prima, parlo appunto della mia curiosità su come può essere interpretato il titolo da occhi esterni, era tantissima, perché Padre Nostro, rispetto magari a come ce lo immaginiamo, rispetto anche alla preghiera del Signore, è scritto tutto attaccato, quindi anche un sinonimo del fatto che Padre Nostro è il nickname, il soprannome che Fortuna, la migliore amica della nostra protagonista Elisa, dà al padre stesso di Elisa, un uomo molto severo, con una fervente fede religiosa, ma che ad un certo punto in realtà questa fede religiosa, di questo cammino che intraprendono e di questa comunità di cui fanno parte, non è altro che una scusa, che una giustificazione che lui stesso dà al suo modo di governare su tutta la sua famiglia e in particolar modo su questa ragazza che è letteralmente mia coetanea, Elisa, di 23 anni, che prova in un modo tutto suo e particolare un po' di esplorare il mondo, un mondo che è sempre stato in qualche modo recintato dalla presenza del padre, che era sempre lì presente e non le permetteva mai di esplorarsi, di scoprirsi, di conoscere qualsiasi cosa che avesse a che fare con la sua gioventù. Elisa Cagliazzo, che è la protagonista, l'ha introdotta tu, effettivamente è una giovane donna, una giovane ragazza, che ha voglia di vivere, però nello stesso tempo non sa come farlo, perché è vissuta un po'... La copertina del libro lo ripropone in questa gabbia e quindi a volte uscire dalla gabbia risulta essere molto difficoltoso. Come ti è venuta l'idea oppure l'ispirazione per raccontare una storia corale, sì, ma che affronta un tema secondo me molto più ampio, che ha a che fare anche con i nostri spettri, le nostre paure, anche quando non abbiamo vissuto una esperienza come quella che vive la protagonista, quindi di un padre un po' padrone che ti impedisce, no, di scoprire te stessa anche da un punto di vista fisico. Tu hai anche coraggio nel trattare questa tematica e di farti tenerti lontana da tutto quello che fa parte della vita di tutti quanti noi. Come è nata? Cioè, come ti ha, qual è stata l'ispirazione? Devo ammettere che la storia di Elisa Cagliazzo, o meglio tutta la storia di Cagliazzo, io l'ho incontrata durante la scrittura del mio ultimo romanzo, quello che ho pubblicato un paio di anni fa con Enaudi, A Dio Domani, e quando ero veramente sulle ultimissime pagine mi capitò, sono letteralmente dire che mi capitò, la storia di Elisa, perché era anche la storia, o meglio, qualche sfumatura, era anche la storia della mia migliore amica, e che per tanto tempo è stata la mia migliore amica, oggi purtroppo non lo siamo più. Io stavo scrivendo un romanzo che era letteralmente un romanzo autobiografico all'epoca, quindi sentire la mancanza, questa rottura con una presenza che per 10 anni è stata una presenza tanto costante della mia esistenza, letteralmente, è stato così forte, lo stavo inserendo all'interno di quel romanzo. E il mio editore, quando ha letto quelle pagine, quando ha intravisto quella storia, mi ha detto: no, fermati, perché questo è un altro romanzo. Mi ha dovuto prendere letteralmente una costola di quel libro e provare un attimino a limarla e a renderla meno riconoscibile, per ovvie ragioni, e l'ho portata fuori, l'ho tirata fuori, ma è una storia che non incontra soltanto quella che è stata la presenza di questa ragazza nella mia vita, ma anche tantissime altre ragazze, tantissime altre donne, e che in qualche modo, cioè, io penso che dietro tutto il romanzo, dietro la storia di Elisa e di tanti altri personaggi che non starò qui a dire, ci sono tantissime sfumature delle persone che noi incontriamo ogni giorno. E Vincenzo Cagliazzo, in maniera quasi un po' fumettista, è un po' un mostro che fa parte della vita di ognuno di noi. Però mi piace pensare che tutti quanti abbiamo il nostro Vincenzo, purtroppo, ma tutti quanti abbiamo anche un modo di poterci liberare dal nostro Vincenzo. Io ho letto anche il tuo libro precedente e sicuramente è una storia, la precedente appunto, Addio a domani, nella quale tu attraverso le parole, la scrittura, entri in contatto con qualcosa che è dentro di te, che ti appartiene, no? Perché è una tua esperienza molto forte. In questo libro, Padre Nostro, invece, seppure c'è una radice che parte da quel libro, e tu poc'anzi ce l'hai detto, è un romanzo diverso, nel senso che racconti di qualcosa che non ti appartiene proprio direttamente. Sì. Come ti sei trovata in questa
dimensione, cioè nel raccontare qualcosa che hai sentito sicuramente molto forte, e chi leggerà il libro lo percepirà come l'ho percepito io, però sicuramente un modo di scrivere diverso quando raccontiamo proprio di noi o quando scriviamo qualcosa che ci appartiene ma in un modo diverso. Per me è importante, soprattutto per riuscire in qualche modo ad affermarmi in quanto autrice, il rischio della storia precedente, che essendo tanto autobiografica per molto tempo è riuscita a descrivere me molto più di quanto potesse farlo la mia scrittura, quindi ogni stanza in cui entravo c'era la mia storia, che per me era importante perché ovviamente era ciò che desideravo da quel libro, però è importante anche che non mi determinasse in un genere, che meglio non mi rinchiudesse in qualche tipo di etichetta. Io miro, quindi anche al futuro, di diventare una scrittrice, di restare una scrittrice, di poter migliorare, perché c'è ancora tantissima strada davanti, e questo forse la giovane età gioca tantissimo a mio favore, però questo romanzo è diverso, questo romanzo per me è forse molto più vicino a quella che sono io. Una cosa che mi è stata detta anche dalle persone che mi sono molto vicine e che quindi apprezzo, mi fa capire molto il lavoro che sto facendo, è che questo romanzo, che per quanto sia comunque nella fiction e non vada molto nello specifico su quella che è la mia personalità o che è il mio punto di vista nel mondo, dice molto più di me rispetto al mio romanzo autobiografico, e questo forse è una chiave di lettura migliore rispetto alla scrittura che cerco di portare avanti. Hai già in mente qualcosa per il prossimo libro? Perché io so che gli scrittori poi hanno tanti figli nella testa. Senza che ci anticipi nulla, dimmi solo sì se sì, e cosa per te rappresenta la scrittura o ha rappresentato? Una domanda che faccio spesso agli attori, perché ciascuno di voi mi dà sempre una chiave per molto personale, io sono molto curiosa. Allora, penso di poter citare in qualche modo una scrittrice francese, premio Strega europeo, dice sì, no, quando dice che per poter raccontare alcune cose, soprattutto che sono state molto forti, bisogna un attimino prima attraversare l'inferno e poi trovare il coraggio di poterne parlare. Io penso che la scrittura sia la mia risposta, cioè, o meglio, che la scrittura sia la prima cosa che ho incontrato dopo aver attraversato l'inferno. E per quanto riguarda i libri futuri e le cose future, sto scrivendo, ma al tempo stesso mi sto anche prendendo una lunghissima pausa, perché forse per la prima volta mi sto mettendo le mani in una scrittura che non è necessariamente una scrittura per i romanzi. Quindi direi soltanto questo per ora. Vorrei farti un'altra domanda, perché sei una persona che stimola i pensieri. Diciamo che tu nel primo libro affronti un tema importante, la tratta delle nigeriane in Italia e non solo. Con questo libro affronti un altro aspetto molto importante della vita di tutti quanti noi, che è anche il concetto di libertà, quando effettivamente ci sentiamo liberi. Poi hai fatto un podcast, perché mi sono un po' documentata su di te, perché sei un personaggio che mi incuriosiva molto per la scrittura, nel quale hai posto l'attenzione su una cosa che secondo me è molto importante: il nome, l'identità che un nome può darci. Ti sei resa conto che è casuale questa scelta o effettivamente in te c'è una ricerca, non per la tua esperienza di vita, ma proprio per l'interesse che hai nei confronti del modo come le persone affrontano tematiche molto importanti che poi sono anche sociali? O non te ne sei resa conto? È una cosa che ti ha, come dire... No, diciamo che per me la scrittura... Per me non esiste una scrittura che in qualche modo non sia sociale, soprattutto non esiste una scrittura che non sia una scrittura per tutti e per tutte. Non credo in una formalitaria della scrittura, non credo nella scrittura che parla soltanto ad un gruppo specifico di persone, una scrittura che non può arrivare a chiunque. Quindi quando scrivo e affronto le tematiche che sono, mi rendo conto in qualche modo anche forti, è perché io penso che bisogna parlarne. E quando riuscirò a scrivere qualcosa che in qualche modo è anche un po' un pochino più leggero, perché non affronti le tematiche necessariamente così tanto forti, e perché forse fortunatamente non ce ne sarà più bisogno. Però adesso ne sento la necessità e quindi continuerò a farlo. Ultimissima domanda. La libertà, perché ne parlavamo prima, di questo libro, è un qualcosa che si costruisce singolarmente o è qualcosa che presuppone... di collettivo, cioè che presuppone la condivisione, secondo te? Ma io
il discorso rispetto alla libertà io lo affronto tantissimo all'interno del romanzo di Padre Nostro, soprattutto quella che immagina la stessa Elisa, poi si rende racconto anche lei che ognuno vive la libertà in una maniera differente rispetto agli altri. Quindi io sono abbastanza realista nel pensare, o almeno per quello che è il mio punto di vista sul mondo, che non esistano persone libere, ma esistono persone che cercano di liberarsi costantemente. Quella ricerca è di potersi sentire completamente se stessi o se stesse e di ritrovarsi negli spazi che ci fanno stare bene, ok? E quella stessa ricerca in qualche modo a renderci liberi, perché io credo nella libertà delle scelte. Nel momento in cui noi possiamo fare una scelta e possiamo rincorrere quella scelta, allora siamo avvicinati a quell'ideale di libertà, ed è sicuramente una scelta collettiva che possiamo effettuare grazie agli altri. Ovviamente parte da noi, parte dal singolo, però è realizzabile soltanto attraverso le altre persone. Grazie Sabrina e buona presentazione. Grazie.